Tele Dorruti, caro Bobo, ma cos'è oggi il? E Oggi è il 19 marzo, cos'è il 19 marzo? festa del papà. Questo è il papà. Ora, io vorrei farti sentire la voce di tuo papà. Tu dici che è abbastanza improbabile tutto questo, però Adesso? adesso sì, vieni un E come attimo fai? qui. Guarda. Finiscono l'un con l'altra i popoli che si mescolano e gli eroi, Ma è no? la radio? Vorrei ripetere la frase. Non vorrei fosse del No, però è un cruscio che Crapone. abbiamo in comune. È un paese che di Questo sei eroi, tu. di grandi personalità, della storia ne conta tante, no? Sì, no, non mi parli del Crapone, che in questi giorni ho letto un Crapone mi sarebbe saggio Mussolini. storico che si intitola Il corpo del Duce, pubblicato da Einaudi, che è abbastanza interessante, ma contemporaneamente in qualche modo accredita certe tesi, anzi pure in modo debole, revisionistiche, insomma. E sto meditando molto sul tema anche della memoria del fascismo. Va Però bene, ma anche su questo, bisogna dire le cose come sono. Anche su questo, non si è venuta a raccontare la verità. Anche su questo ha valso l'antica legge romana pei vitis. Anche su questo non si è detta tutta la verità, insomma, non si è ricostruita, non si è, essendo ormai a tanto di distanza, tanto lontano da questa vicenda tragica, insomma. Cose non sono state dette, non si vanno a scavare, insomma. beh, abbiamo ancora fatica a scavare su Piazza Nessuno dice Fontana. che un grande personaggio come Antonio Gramsci, faccio l'esempio di un caso particolare molto singolare, di un caso particolare singolare che riguarda questo grande personaggio che fu Antonio Gramsci. Gramsci richiede la tessera, Gramsci si era dimesso dal Partito Socialista nel 14 perché era interventista, come Togliatti del resto. E Gramsci chiese la tessera, richiese al Partito Socialista di Torino la tessera, iscrizione nel 19, e gli venne negata perché fu accusato di mussolinismo. Pensi lei com'è complicata la È storia. molto complicata, sì, tra l'altro lei ha Quindi tu citato l'hai Togliatti, c'è un accusato di momento nella storia di classismo? Togliatti proprio a Torino in cui sparisce, Va insomma, bene, il ciao. biografo di Asporiano agli altri. Bel E non ci credevi. omaggio. Piccolo cenno di questa vicenda. Vedi, vedi? Asporiano le fa un Era piccolo Abate, cenno. Perché Togliatti era interventista, beh, come Abate tanti giovani da Crax. lei. Abate Crax, sì. Vai via? Vado. Allora, buona festa del papà. Ciao. Ciao. Che tempo c'è in questo momento lì? C'è un Dove, sole splendido. anche qui, devo dire che la Sole giornata. splendido. Io dalle Tele finestre Dorruti. Va bene, vedo. sono contento che lei mi ha coperto di complimenti, No, però ma. che non merito, non esageriamo. No, no.